passare. Cose buone da mangiare. Dammi tutto dentro ai vestiti. Goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza. Togliamoci la corazza. La domenica in pazza, lo dai tutti in piazza. Da oltre 40 anni vi rendiamo orgogliosi di tornare a casa. Insieme troviamo la soluzione di arredo più adatta al vostro modo di vivere e vi accompagniamo in tutto il percorso, dandovi la sicurezza di aver preso la strada giusta. Arredamenti Bondavalli, nel centro di Correggio, al centro dei tuoi desideri. A Correggio, l'arte della riparazione. Supporto tecnico e vendita ricambi per elettrodomestici di tutti i marchi. Da sempre professionalità e cortesia. Preventivi gratuiti. Il centro medico Laser offre diversi servizi. Oltre all'ontoiatria, che è l'attività prevalente, ne offre altri come quello di oculistica, dermatologia, chirurgia ambulatoriale, estetica e tanti altri ancora, per prendersi cura del paziente a 360 gradi. Ed il 4. Con oltre 20 anni d'esperienza offriamo professionalità al miglior rapporto qualità-prezzo. Edilizia doverosamente Made in Italy, per costruzioni, ristrutturazioni e fondamenta di eccelsa qualità. Dal 1973 Salotti RB, azienda leader del mobile imbottito. Con tecnologie all'avanguardia continuiamo a migliorare la qualità dei prodotti realizzati in modo doverosamente artigianale, sempre attenti alle mode e alle tendenze del momento. La Galera Correggio, nei sotterranei della Rocca del fine 1300, aperto tutte le sere, cucina tradizionale rivisitata, dall'aperitivo al dopo cena, imperdibili gli hamburger con carne a chilometro zero, ampia selezione di birre, vini e distillati. A Correggio PRP, da oltre 40 anni un punto di riferimento per privati e uffici, con apparecchiatura all'avanguardia e grande professionalità. Garantiamo la massima pulizia e igiene dei tuoi ambienti. Edil Arcobaleno, siamo attivi in tutti i segmenti dal restauro alla riqualificazione edilizia. Dalle tinteggiature alle coperture del terziario e dei servizi. Veniteci a trovare per ogni tipo di esigenza. A Correggio, vivaio L'Usuar di Federico. Con apparecchiature di ultima generazione offriamo la manutenzione e gestione di aree verdi, impianti di irrigazione, messa a dimora alberi, allestimenti in giardini. Contattaci in caso di verde. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, sempre in maniera itinerante andiamo e arriviamo ovunque, soprattutto quando c'è aggregazione, movimento e soprattutto, ancora una volta ricordiamolo, dove ci sono le iniziative enogastronomiche popolari di aggregazione, diciamo così, di massa. Allora, c'è un appuntamento importante proprio in concomitanza con San Giuseppe, che ovviamente facciamo, cogliamo l'occasione per fare anche gli auguri di buon a tutti quanti papà, quindi buon San Giuseppe a tutti quanti. C'è una festa importante a Correggio che si ripete di anno in anno, è stata un po' in stand-by durante il corso della pandemia, adesso è ritornata alla grande. Una festa che coinvolge veramente un po' tutta la popolazione e anche gente che viene da fuori porta. Abbiamo voluto così rendere omaggio a questo paese perché riteniamo che questa iniziativa sia veramente molto interessante. Te ne renderai conto anche tu. Infatti abbiamo già iniziato a raccogliere le prime testimonianze, la prima su tutte ovviamente, doverosamente, la facciamo al presidente della Proloco di Correggio. Siamo insieme a Spaggiari Aimone, presidente della Proloco di Correggio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Anche quest'oggi veramente un'affluenza che viene da tantissime parti, oltre fuori porta, c'è tanta gente che viene da Reggio, da Modena, insomma, quindi questa festa nel corso degli anni si è fatta conoscere alla grande. Ma diciamo che la realtà dei fiori effettivamente porta sempre molto pubblico. La cosa importante è effettivamente che le fiere, nel mio modo di pensare, che porta la gente praticamente fuori a socializzare, perché si incontrano le persone dopo tanto tempo, si fermano, chiacchierano, e dopo questa benedetta pandemia questo ha creato effettivamente, secondo me, un punto di incontro molto importante, perché la gente effettivamente non socializza più e quindi dobbiamo trovare il sistema per farli socializzare, per farli uscire di casa e per vedere effettivamente se va via anche un po' di questa cattiveria che abbiamo in giro. Parole salte, sono d'accordo con lei. Tra l'altro la Proloco di Correggio si può vantare di avere veramente dei giovani che sono intraprendenti e danno una grande mano a quello che molto spesso lo diciamo, dove non arrivano le istituzioni arriva il volontariato, per cui questi ragazzi hanno già dentro di loro il piacere di portare avanti il loro paese.
Beh, il volontariato in senso lato direi che è il nervo della nazione, non dico Reggio ma della nazione, perché il volontariato ricopre tanti incarichi che effettivamente le amministrazioni non riuscirebbero a fare. Noi abbiamo avuto questa fortuna effettivamente di trovare un gruppo di ragazzi giovani con molte idee e soprattutto molto operativi, li vediamo in giro praticamente, creano delle cose nuove che noi effettivamente da persone anziane per non dire vecchie non abbiamo più. E quindi loro però hanno portato questa ventata e sono effettivamente, io sono molto orgoglioso di questa cosa qua e direi che effettivamente a livello nazionale sono poche le parole possono godere di questa realtà. Danno tanta energia. Poi tra l'altro Correggio è un paese dove diciamo ci sono tantissime iniziative anche durante il corso dell'anno. Vogliamo ricordarne qualcuno in particolare? Allora, le iniziative più importanti sono le tre fiere. Questa, quella di San Giuseppe, poi abbiamo San Quirino che è in giugno e poi abbiamo San Luca. Quella di San Luca effettivamente ricopre un pezzo molto importante della nostra economia che è l'agricoltura. È praticamente la manifestazione dove si raccolgono praticamente i frutti dell'annata dell'agricoltura e ci sono delle iniziative tipo il raccontavini che sono 30 anni che facciamo, e l'esposizione dei trattori d'epoca, c'è tutta una serie di iniziative effettivamente che portano anche lì molto pubblico perché c'è una curiosità e in modo particolare ci sono i genitori che portano i bambini che vedono effettivamente cos'è questa agricoltura, insomma, cioè che volere volare sempre il perno, almeno nella nostra realtà correggese e diciamo che anche in tante altre realtà, non dimentichiamoci che gli industriali sono la stragrande maggioranza figli di agricoltura, non dimentichiamo. Bene Presidente, io le auguro una buona fiera e buon San Giuseppe in modo particolare. Bene, io vi aspetto a un altro punto di eccellenza che è questo laboratorio di ragazzi che, a me non piace dire disabilità, sono nati con delle malformazioni, con delle piccole imperferenze che abbiamo anche noi, molto mal di schiena, molto mal di schiena. Ci saremo sicuramente, grazie e buona giornata. Arrivederci. Dai, ci siamo, appuntamento tutti in piazza, ancora insieme, doverosamente live anche quest'oggi. Dove siamo? Ricordiamolo quindi a Correggio, in questa bella giornata di sole che rende ancora tutto più aggraziato, ma in modo particolare ritorniamo a concentrarci sull'evento di questo San Giuseppe. La Proloco, ne abbiamo parlato prima con il Presidente, ha una particolarità, io dico più unica che rara, dice perché? Ma come perché? Perché i giovani solitamente sono un po' restii a entrare nella Proloco e invece a Correggio no. A Correggio no, anzi a Correggio si prodigano proprio in virtù di questa Proloco e cercano di riscoprire i giochi del passato, ma in modo particolare coinvolgono i presenti in questa maniera. Allora, poi dicono che i giovani delle Proloco non gli frega niente, non è vero, perché a Correggio ci sono questi ragazzi che si stanno prodigando per la buona riuscita di questo evento. Come ti chiami? Gaia. Simona. Aurora. Sara. Jacopo. Ok, allora voi oggi in cosa siete impegnati? Siamo impegnati nei giochi e in un gioco tradizionale con le uova. Con le uova? Cioè si tirano le uova o... No, la scusetta. Ce la puoi spiegare velocemente? Prego. Bisogna battere le punte delle uova una contro l'altra e vince l'uovo che rimane integro e alla fine del giro di tutte le persone, la persona che ha più uova in mano e vince la partita e vince un giro gratis per... il turno dopo. Ok, ma le uova poi chi se le mangia? I vincitori, okay, chi le vince se le porta a casa. Perfetto, senti, quindi sono giochi che andavano di moda nell'antichità. Una volta, sì, una volta, erano giochi molto semplici, però per stare in compagnia tutti quanti, quando c'erano i... Allora, in quest'era così tecnologica, come avete riscontrato questi giochi di una volta? Sono interessanti? Sì, ci sono anche molti bambini che vengono a provarli e... comunque c'è gente. Ok, bene ragazzi, allora buona giornata. Grazie. E buon San Giuseppe. Grazie mille, altrettanto, arrivederci. Insomma, sono importantissime queste cose perché ci danno modo anche un po' di valorizzare i giochi dei nostri antenati. Ma ora occupiamoci invece dell'attualità, semi-attualità. Perché? Perché ovviamente all'interno di questa bella iniziativa ci sono anche i mestieri di una volta e fra questi non può mancare lo scrivano, per cui insomma guardate un pochettino quanto è difficile scrivere con la china e col pennello. Allora, e qui in occasione della festa di Correggio abbiamo incontrato, possiamo definire lo scrivano di altri tempi, no? Sì, lo scrivano, un amanuense,
anche un po' di tutto. Allora, ma da cosa deriva questa sua passione, diciamo, per lo scrivere come una volta? Perché poi anche, diciamo, penne e inchiostro, un po' come si scriveva una volta, no? Certo, lei dirà, nel tempo della digitalizzazione come mai scriviamo a mano? Tanto è una disciplina. Quindi non è semplice, ci vuole comunque della costanza. Infatti molti giovani non riescono nemmeno a impugnare la cannuccia. La penna, no? Poi è una passione, certamente. E portarla a farla conoscere vuol dire portare a farla conoscere quello che una volta come si scriveva. Perché c'era molta più passione? Perché oltre a dover saper scrivere bisognava anche dover saper impugnare, diciamo così, la penna, no? Perché una volta c'era il tempo e con il tempo si facevano le cose belle. Oggi il tempo non l'abbiamo e facciamo delle schifezze. Senta, l'ultima domanda che le voglio fare, ha mai scritto una lettera d'amore con l'inchiostro? Sì. E com'è andata? Alcuni hanno apprezzato. Ah, quindi è diverso. Alcune hanno apprezzato ed è una prova che si fa anche alla donna, perché se ha una certa, diciamo, una certa conoscenza e apprezza l'arte, viene apprezzata. È arte se anche no, quella. Se la scarta vuol dire che non ha una grande sensibilità. Bene, come si chiama? Aldo Iotti. Grazie Aldo, buona giornata. Niente, buon lavoro a voi, eh. Dai, doverosamente in diretta qui da Correggio, si continua così a sviscerare un pochettino quello che c'è di bello in questa meravigliosa iniziativa. Fra le altre cose è anche giusto e doveroso capire che ormai la primavera alle porte, per cui insomma i fiori sono importanti perché c'è il germoglio della natura, in modo particolare c'è anche la possibilità poi di decidere qual tipo di fiore possa interessare alla tua lei. Beh, noi per saperne di più l'abbiamo proprio chiesto al professionista dei fiori. Scusate, una battuta al volo sui fiori. San Giuseppe, ciao. Vuol dire anche primavera, quasi inizio primavera, e quindi significa anche addobbare balconi e orti. Assolutamente sì. Non per niente la mia scelta è stata incentrata su parecchie varietà di primule e viole, come potete notare anche viole perenni, che sono in grado di perpetuare la loro fioritura per la prima parte della stagione in maniera straordinaria. Bellissime queste varietà di primule, vedi la signora. Eccola, che ha la primula a fiore doppio, e si chiamano primule Bellarina, ed è un gruppo di primule di origine inglese, poco conosciute, ma molto longeve, durano parecchi anni e con una fioritura che dura veramente per buona parte della stagione. Ragazzi, arriva... qua per corteggiare una donna bisogna venire a scuola questo signore, perché sa tutto sui fiori, eh. Vabbè, come ti chiami? Enrico, il peccato vegetale. Ok, Enrico, grazie e buona giornata. Ciao, buona giornata anche a voi, grazie mille, buona giornata a tutti. E ci siamo, tutti in piazza, sempre presente, qui oggi ovviamente in occasione di San Giuseppe a Correggio, dove abbiamo raccolto l'intervista di un personaggio di Correggio che abbiamo già intervistato in altre occasioni perché appunto era il sindaco, adesso è diventato onorevole, però l'intervista la fa sempre col sorriso. Bene, allora siamo insieme all'onorevole Malavasi Ilenia, buongiorno. Buongiorno. Ex sindaco, quindi moralmente e sentimentalmente sempre legato al suo paese. Sì, sì, si rimane sempre correggesi e rientrare nel weekend a Roma per rimmergersi nell'atmosfera di festa della città è sempre una grandissima emozione. Questa fiera è una fiera molto colorata, è la fiera della primavera, ricca di fiori, oltre ad attività di giardinaggio, e quindi insomma crediamo che sia un bel modo per ripartire, un po' perché la pandemia ha segnato in modo importante tutte le relazioni, anche le attività di feste, di fiera, un po' perché insomma dopo l'inverno ovviamente ripartire così, e infatti c'è moltissima gente, è una grande soddisfazione. Il merito è degli organizzatori, in primis della Proloco, e di tutti i volontari, perché le nostre fiere vengono organizzate solo da dei volontari, quindi insomma è veramente una fiera di comunità. Senta, le faccio questa domanda, città capitolina meravigliosa, però Correggio al suo perché? Allora, Roma è una città bellissima, è una città complessa, è molto grande, non è sicuramente paragonabile a una città bella come la nostra, che però ha 25.000 abitanti, quindi insomma non c'è paragone, però il mio cuore rimane qui, e quindi insomma per me tornare a casa è veramente un modo per rivedere persone, relazioni che a Roma ovviamente non ho, perché poi insomma si cresce anche con l'importanza del rapporto con le persone. Bene, grazie onorevole e buona giornata. Grazie a voi. Ci siamo, dai, state comodi lì davanti alla televisione, perché tutte le domeniche o comunque i weekend
Tutti in Piazza vi porta le immagini più belle delle iniziative nel nostro territorio. Continuiamo a parlare di Proloco, perché è importante la Proloco, dà veramente la possibilità di contribuire alle buone riuscite degli eventi, ma soprattutto è grazie ai volontari che si riescono anche a realizzare le foto più belle. Buongiorno, lei è un collega? Eh sì, sono della Proloco. È un fotografo ufficiale della Proloco di Correggio. Ma sono il segretario. Il segretario. Sì, il segretario della Proloco. Ma quali sono le mansioni di un segretario di una Proloco? Beh, effettivamente sono parecchie, perché la contabilità, anche la gestione, insomma, di tutte quelle che sono i collegamenti. La burocrazia anche, immagino. Tutta la burocrazia soprattutto. Curo le foto con un altro ragazzo. Grande passione quella delle grande foto. Grande passione. Le faccio una domanda, perché in molti delle Proloco si lamentano il fatto che i giovani non seguono. Questa è una grande priorità che abbiamo, secondo me, a Correggio, perché abbiamo costituito la Proloco Giovani. Se voi altri girate a Correggio vedrete dei ragazzi molto giovani, che vanno dai 16 ai 18 anni, che con grande impegno stanno organizzando anche eventi, stanno impegnando notevolmente, sono una grande cosa. È una grande energia anche per voi, ovvio. Certo. Siamo una lancia a favore dei giovani, che non è vero che non si interessano. No, non è vero. Credo che bisogna dargli il loro spazio, bisogna cercare di farli divertire, nel senso che si possano esprimere. Ecco, in questo modo credo che molti riescono a dare tante cose, riescono a fare. Esatto. Poi tra l'altro abbiamo visto proprio dei giovani della Proloco che si divertivano con i giochi di una volta, per cui questo è anche un insegnamento culturale per ritornare un po' come se ci divertiva negli anni passati. Certo, siamo riusciti a creare una serie di giochi veramente tradizionali, e sono proprio loro che seguono questo aspetto nelle varie fiere, quindi loro hanno questa gestione e direi che si divertono e sono riusciti ad avere un grande successo, anche perché insomma si impegnano veramente. Bene, allora segretario, io la ringrazio, la saluto con questa domanda: qual è la donna più bella che ha mai fotografato lei? Beh, per sua moglie ovviamente. Beh, a parte la signora che ormai ha qualche anno, però a Correggio passano diverse belle ragazze. Correggio è una bellissima piazza. Grazie e buona giornata. Buona giornata a voi. Eccoci qua ancora insieme, allora, Correggio regala emozioni, perché ovviamente questa è una giornata singolare, particolare, di una festa storica centenaria che ritorna puntualmente in questo periodo. L'abbiamo già ricordato in più occasioni, c'è stato un po' di stand by durante il corso dei 2 anni della pandemia, ma adesso si riparte alla grande e la gente ha proprio voglia di condividere questo evento, di rincontrarsi, di trovarsi proprio qui nel centro storico di Correggio. Fra le altre cose, questo paese ha la particolarità che ha una, diciamo così, un'aggregazione di volontari, di associazioni più unica che rara, perché stanno inaugurando un posto importante dove le persone, diciamo così, diversamente abili hanno la possibilità di crearsi un mestiere o comunque di imparare un lavoro coadiuvato con le persone che, essendo già anziane, avendo del tempo libero, possono regalare a loro ogni segreto del mestiere. Allora, siamo insieme a Antonella Vezzani, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo progetto Domani, che è un laboratorio, ci dia qualche delucidazione, perché la motivazione è veramente molto interessante. Allora, è nato da un'idea del Club Lions di Correggio, Antonio Allegri, perché abbiamo fatto una valutazione insieme alla neuropsichiatria infantile, che era una fascia d'età dai 14 anni in su, che i ragazzi finita la scuola erano un po' così disoccupati, diciamo. Quindi abbiamo cercato di studiare un tipo di laboratorio socio-occupazionale, senza educatori, quindi prettamente sociale, dove i ragazzi vengono a imparare un mestiere. Eseguito naturalmente, istruito e proposto da persone che sono andate in pensione utilizzando la loro professionalità, meccanico, falegnameria, cucito, piuttosto che anche, non so, imparare a fare la maglieria, che sta un po' perdendo il lavoro a mano, ad esempio. Quindi, e maschi e donne hanno una parità di genere, cioè si divertono a cimentarsi anche in cose che non sono nella loro, diciamo, vediamo noi, natura.
cottura, in realtà le ragazze fanno la falegnameria e i ragazzi fanno il cucito. Ecco, è bello il cambio dei ruoli, ma la cosa più diciamo così interessante in questo caso è proprio il fatto stesso che tante persone si prodigano per altre persone nella comune, diciamo, passione reciproca per quello che stanno facendo. Sì, questa è una palestra dove c'è uno scambio di esperienze, ma anche uno scambio di valori e anche uno scambio di stare insieme in un modo diverso. Se una persona non sta bene, si ferma la produzione, l'interesse per quella persona, perché deve uscire di qui felice. Noi puntiamo su delle parole che ci devono abbracciare e sono queste: passione, futuro migliore, uguaglianza, stare insieme, tolleranza, volersi bene. E positività. Bene, grazie e buona giornata. A lei, grazie. Bene, siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Naturalmente il nostro appuntamento sarà per quest'altro weekend. Dovremmo essere sempre dalle parti di Bologna e di Reggio Emilia. Per l'esattezza, poi durante il corso della settimana vi faremo sapere esattamente in maniera impeccabile dove saremo. Nel frattempo vi ricordiamo che se state organizzando un evento, una fiera enogastronomica, un qualsiasi cosa che tu ritenga sia importante da poter far vedere con le nostre telecamere, beh, noi non possiamo fare altro che andare lì, proprio lì, dice dove lì? Ma proprio lì, 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 in piazza, tutti in piazza. Di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, lo dai tutti in piazza.